Continuano le storie di Roma con le storie delle donne di Roma. Religione, politica, bellezza, fantasmi. Abbiamo parlato di tante cose e oggi parleremo di due donne che rappresentano i due fantasmi più famosi della città. Infatti parleremo di Beatrice Cenci e di Olimpia Pamphilj. Allora, iniziamo con Beatrice. Beatrice faceva parte della famiglia Cenci, che è una famiglia che ha avuto alcune piccole cariche politiche e religiose. Il padre di Beatrice, Francesco, ebbe ben 12 figli, ed era un tipo un po' particolare. Era padre padrone, era molto violento, sembra che avesse commesso anche degli omicidi. Pensate, di questi 12 figli, alla fine rimasero vivi soltanto 5, tra cui Beatrice. Le due figlie più giovani, più grandi, erano andate già in spose, mentre invece Beatrice era rimasta in casa con il padre. Purtroppo la madre di Beatrice morì, ma il padre si risposò con Lucrezia. Immaginate in quegli anni come il padre, con questa figlia che era molto bella e con una giovane sposa, fosse molto geloso e quindi prese i suoi figli e anche la matrigna e li rinchiuse dentro una rocca vicino Viterbo. Lì per fortuna c'era un servo che aveva un buon cuore e quindi quando non c'era Francesco apriva la porta delle stanze e tutti quanti potevano girare tranquillamente per la rocca. Però Francesco quando tornava a casa continuava ad essere veramente molto pesante e molto violento. Così Beatrice con la matrigna e con il fratello più grande decisero di uccidere il padre. Si fecero inviare del veleno che misero dentro una coppa, lo fecero bere a Francesco, ma questo veleno non funzionò, cioè lui rimase soltanto un po' stordito. Così il figlio più grande, aiutato dal servo, lo finirono ammazzate. Per far sembrare tutto un incidente, decisero di buttarlo giù dalla finestra, come se lui magari durante il sonno fosse caduto di sotto dalla finestra. All'inizio furono tutti quanti presi dal pianto, dalla disperazione e fecero un bel funerale a Francesco. Solo dopo, però, la corte papale ci ripensò. Quel tipo di incidente non poteva avere quel tipo di ferite e quindi tirarono fuori il cadavere e arrestarono tutta la famiglia. Praticamente dopo un anno vennero tutti quanti condannati. Chiaramente durante quest'anno non è che erano tutti quanti lì tranquilli e buoni nelle loro celle. No, 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 ovviamente li fecero passare le peggio pene dell'inferno, li torturarono. Raccontavano che Beatrice aveva le mani legate dietro la schiena, così, e poi con questa corda a cui erano legate la facevano tirare in modo da farle slogare le braccia, ma lei niente, muta, proprio non parlava. Così decisero di decapitare tutti sul ponte Sant'Angelo. Immaginate, tutta la folla di Roma era lì, tutti pronti a guardare cosa succedeva, perché comunque Beatrice e Lucrezia per loro erano delle eroine, avevano fatto quello che avevano fatto semplicemente per proteggersi, ma la corte papale, niente, il tribunale aveva decretato la loro uccisione con, tramite decapitazione. Se vi capita di passare la notte dell'11 settembre sul ponte Sant'Angelo, potreste incontrare due ragazze. Una è Lucrezia e una è Beatrice, ed entrambe tengono la loro testa in mano, quasi quasi sotto braccio. Non vi spaventate, sono soltanto loro che passeggiano nel luogo della loro morte. Quando è stata seppellita Beatrice, neanche allora ha avuto pace. È stata seppellita nella chiesa di San Pietro in Montorio, che durante l'invasione francese è stata una di quelle chiese dove hanno aperto qualsiasi cosa, hanno rubato le reliquie e sembra, a mo' di leggenda, che il teschio di Beatrice sia stato preso come un pallone per far divertire e far giocare i soldati francesi. La seconda storia, invece, è quella di Olimpia Maidalchini in Pamphilj. Allora, quando era adolescente fu mandata in convento, ma lei non voleva diventare una monaca, così disse che l'abate l'aveva violentata e così fu tolta dal convento e sposò un nobile un po' anziano della sua zona, anche lei della zona di Viterbo. Suo marito morì dopo 3 anni e dopo poco lei incontrò Panfilo Panfili, che era un
po' squattrinato, però aveva una discendenza piuttosto nobile. Dovete pensare che a quel tempo già esisteva in Piazza Navona un piccolo palazzo Panfili, che non era bello e grande come quello che conosciamo oggi. Quello che conosciamo oggi lo dobbiamo anche a Olimpia. Perché? Quindi Olimpia entrò all'interno della famiglia Panfili. Panfilio aveva un fratello, Giambattista, che presto entrò nella corte papale e fu lei stessa, raccontano le cronache, che aiutò i cardinali a decidere chi doveva diventare papa. E quindi Giambattista divenne papa con il nome di Innocenzo X Panfili. Dopo poco, però, il marito di Olimpia morì e il popolo la prendeva in giro, dicevano che lei fosse la papessa, che lei fosse l'amante del papa. Immaginate, aveva fatto sposare le sue figlie, aveva dato delle cariche importanti anche ai figli, uno addirittura era diventato cardinale. Però aiutava e consigliava il papa, ma sotto sotto lei si intascava anche i soldi, anche l'oro, quindi era una persona molto avara, molto avida. E tutto questo si rispecchiò quando morì il papa. Narrano le cronache che appunto il papa era sul letto di morte, da poco aveva spirato, e lei andò lì a rubargli da sotto il letto le casse piene di oro. Come una vedova addolorata, prese la strada verso il monastero. Non volle sentire niente, non volle comprargli i vestiti per la sepoltura, non si occupò assolutamente neanche della sepoltura. Quindi, attenzione, durante le notti di temporale o di tempesta non attraversate Ponte Sisto, quello che collega Trastevere con Campodifiori, con Piazza Farnese. Perché? Perché potreste incontrare una carrozza con dei cavalli imbizzarriti dagli occhi di fuoco. Ecco, dentro quella carrozza potrebbe esserci Olimpia Panfili. Ma Olimpia, tra tutto il suo far parlare, aveva fatto parlare anche Pasquino, che gli aveva dedicato una rima. Chi dice donna dice danno, chi dice femmina dice malanno, chi dice Olimpia Madalchina dice donna danno. E rovina. Noi ci vediamo nel prossimo video con una nuova storia. Ciao!